L'Italia senza Sicilia non lascia nello spirito traccia alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo con il mare e del mare con la terra. Chi li ha visti una sola volta li possiede per sempre. Così nel 1817 Goethe commentava il suo incontro con questa terra nel suo viaggio in Italia. A distanza di due secoli di queste emozioni, poco è cambiato per chi affronta il viaggio nell'isola. Se poi ci si addentra nel territorio, in aree meno note al grande turismo di massa, l'emozione condivisa dal grande scrittore tedesco non può sfuggire nemmeno al turista più distratto. Lungo la direttrice che collega Palermo ad Agrigento ci si può muovere nel bacino idrografico costituito dai fiumi Torto e San Leonardo. Qui la storia di questa valle si coniuga da sempre con una morfologia e una fertilità del terreno che da tempi immemorabili ha permesso l'insediamento umano, il suo proliferare e lo sviluppo economico e culturale dei suoi abitanti. Centri come Vicari, Mezzogiuso, Lercara Friddi, Alia, vantano un passato che ci conduce agli arbori dell'umanità e che si è sviluppato nel corso dei millenni per lasciare inconfondibile traccia nella storia, nelle tradizioni e negli usi delle persone che abitano questi luoghi. Quasi sorprendente come in questi territori il passato, anche quello più lontano, sembra aver insediato le sue radici nella fertile terra e pare rifiorire continuamente grazie alle feste di culto e di folklore, profondamente partecipate da parte di tutta la collettività, che cadenzano quasi quotidianamente la vita degli abitanti. Come accade ad esempio a Mezzogiuso per la festa di Mastro di Campo. In questa piccola cittadina, l'ultima domenica di carnevale, nella piazza principale, da oltre due secoli va in scena una pantomima che si ispira in piena libertà di interpretazione ad un fatto realmente accaduto nella prima decade del 1400 e ha come soggetto una contrastata storia d'amore. Il protagonista è Mastro di Campo, per le cronache del tempo Bernardo Cabrera, conte di Modica, nonché gran giustiziere del regno. Lei invece è Bianca di Navarra, regina del regno di Sicilia. Nella realtà Bianca di Navarra diventa presto vedova di Martino il Giovane e, mirando al trono, Cabrera la chiede in sposa. Forse per l'aspetto, più probabilmente per conservare il potere, Bianca rifiuta la proposta, scatenando la reazione del conte di Modica, che decide di averla con la forza. Avvertita per tempo, la regina scapperà e Cabrera dovrà rassegnarsi a perdere sia sposa che trono. Nella pantomima le cose vanno invece diversamente. Mastro di Campo è un personaggio dai contorni più eroici, innamorato di Bianca, per averla è pronto a sfidare il re. Con virile possanza per tutta la manifestazione sfoggerà le proprie doti fisiche in una danza serrata al ritmo dei tamburi. Sfiderà il re, verrà ferita a morte dalle guardie del castello, curato dai maghi con una pozione magica. La trovatura, oggi simbolicamente rappresentata da un pasticcio di maccheroni e polpette, si cimenterà ancora con il re ed avrà la meglio, riuscendo a conquistare l'amata Bianca e a coronare il sogno d'amore. Mezzogiuso ospita anche il Museo dei Pupari, espressione tipica del folklore locale. Nel 2001 l'UNESCO ha dichiarato il Teatro dei Pupi capolavoro del patrimonio orale e materiale dell'umanità, attribuendo per la prima volta questo riconoscimento ad un'espressione tipica della cultura popolare. Il museo ospita ed espone una ricca collezione di pupi siciliani, sia della scuola palermitana che catanese, e conserva l'opera completa di Giusto Lodico, La storia dei paladini di Francia, testo a cui tutti gli operanti della rappresentazione di quest'arte si sono ispirati. Nel 1850 l'insegnante di scuola elementare Giusto Lodico, 1850, traduce in siciliano volgare la chanson de geste e pubblica quattro volumi, La storia dei paladini di Francia. I siciliani si innamorano di questa storia, allora loro costruivano pupi in paggio come Arlecchino, Pulcinella, ecco, per intenderci. Noi avevamo avuto la dominazione spagnola, quindi i pupi erano arrivati in Sicilia grazie anche alla dominazione spagnola, ma i nostri pupi non erano armati. Due costruttori di pupi di Partinico, la famiglia Greco e Canino, vanno a Palazzo Steri, sede del rettorato di Palermo, vedono nelle capriate la storia dei paladini di Francia che sono raffigurati
nel nostro rettorato, avevano letto i libri di Giusto Lodico e cominciano ad armare i pupi siciliani. Dal 1900 al 1930 in Sicilia si contano 150 teatri dell'Opera dei Pupi. L'Opera dei Pupi entravano solo gli uomini, le donne non potevano entrare. Solo che, siccome non si raccontava solo dell'Opera dei Pupi, ma i pupari hanno raccontato della baronessa di Carini, dei Beati Paoli attraverso sempre i pupi, del brigante Musolino, quindi hanno raccontato anche storie di briganti, storie di Beati Paoli. C'era la storia di Santa Genoveffa o la storia dei Santi. E allora, per il periodo pasquale, quando c'era la storia di Santa Genoveffa, le donne potevano, in via del tutto eccezionale, entrare. Tutte le valli sono inevitabilmente terra di storia vera. Ad esempio, in quella media del San Leonardo, uno dei principali bacini imbriferi della Sicilia, nel tratto in cui torrenti Mendola e Azzirolo si incrociano per dar forza alla corsa del fiume verso la foce di Termini Imerese, sorge Vicari. A difesa di questo centro, abitato grazie alla sua posizione strategica sin dalla notte dei tempi, fanno mostra di sé i resti di un castello arroccato su un'imponente roccia calcarea, che ha fatto di questo feudo uno dei possedimenti fra i più ricchi e contesi di tutta l'area. La struttura fu edificata in prima battuta certamente dai Romani, anche se non si esclude che alcuni insediamenti di avvistamento potessero risalire al periodo greco e forse ancora antecedente. Fu base fortificata di bizantini e arabi per essere poi assoggettata ai Normanni. Manfredi di Chiaramonte, membro di una delle più nobili famiglie siciliane, ne ordinò una completa ristrutturazione nel 1390. Adesso in rovina, mantiene evidenti tracce di questo glorioso passato. Vicari è un paese soprattutto rurale. L'economia si basa essenzialmente sull'agricoltura, però siccome abbiamo dei piccoli gioielli anche a livello monumentale e ambientale, riteniamo possano essere adeguatamente sfruttate anche per il turismo, il famoso turismo rurale. E quindi in particolare cosa? In particolare abbiamo il castello, che è stato già dichiarato monumento nazionale, che in questo momento c'è il bando per un restauro completo. E anche abbastanza consistente come finanziamento. Poi abbiamo un palazzo nobiliare del Settecento che abbiamo restaurato in questi anni e che è un'attrattiva e una particolarità per un piccolo comune. Poi c'è la Cuba araba, anche questa una particolarità che ci ricorda e ci fa capire che anche Vicari è stata soggetta alla dominazione araba, oltre a tutte le altre, perché abbiamo un quadro del Bonanno che era conte di Vicari, abbiamo una chiesa che ci ricorda che è stata costruita nel 1200 e poi ripresa nel 1400. Insomma, e quindi ci sono tantissime. Mi dicevate che addirittura questo percorso lo utilizzate a livello proprio scolastico per aiutare i bambini e i ragazzi a ricordare. Sì, anche perché essendo stato soggetto a diverse dominazioni, così insomma riescono anche a ricordare la storia e non solo quella di Vicari magari. Da Vicari, spostandosi di poche decine di chilometri, si giunge ad Alia. Qui, al limite fra storia e mito, batte uno dei cuori più antichi della terra siciliana. Lungo la provinciale 53 si giunge al sito archeologico delle Grotte della Gurfa. La struttura, accessibile, è infatti un raro esempio di architettura funeraria rupestre, conosciuto anche con il nome di Toloi. Ricavato per mano umana e scavato sottoterra con una forma a campana, nella roccia arenaria in epoca preistorica. A partire dal 1500 a.C., questo tipo di costruzione per ospitare i defunti si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, in particolare in Egitto, nella Grecia dell'età micenea, e lo troviamo anche in questa valle creata dal fiume Platani in Sicilia. Secondo una tesi sicuramente un po' azzardata, ma al tempo stesso possibile, suggerita dallo storico dell'arte Carmelo Mantegna, questo ipogeo, già dedicato al culto della Grande Madre, potrebbe però aver ospitato addirittura la tomba di Minosse. Il re Miceneo sarebbe infatti giunto in Sicilia per inseguire Dedalo, l'autore del Labirinto, che, narra il mito, era fuggito volando da Creta e aveva trovato protezione in questi luoghi presso il popolo dei Sicani. Secondo la tradizione, Minosse
nozze venne infatti sepolto in un ambiente funerario monumentale, interno e riservato, presso Camicos, lungo la vallata del fiume Alicos, l'attuale Platani. Più di una caratteristica non può che incrementarne il fascino, come il foro alla sommità della camera più importante. Nel periodo di equinozio un raggio perpendicolare ha la capacità di illuminare a giorno l'intero ambiente, mentre iscrizioni di tempi passati e strane figure sulle pareti aggiungono indubbiamente un tocco ancor più misterioso, quasi magico al tutto. È poi all'Arcara Friddi che viene conservata una consistente e importante testimonianza della storia del popolo sicano. Scavi archeologici in quest'area, sulle pendici del Colle Madore, hanno infatti portato alla luce tracce di insediamenti che risalgono almeno al V secolo a.C. Molti reperti sono adesso conservati in un piccolo ma ricco museo civico nel centro della cittadina. Qui si trovano piccoli utensili che offrono testimonianza del deposito rituale che avrebbe accompagnato la fondazione di una cittadina antichissima proprio presso Colle Madore. Il ritrovamento di reperti di epoca micenea rafforzano il legame con un tempo lontanissimo. Terra del passato, ma anche del presente e soprattutto terra di uomini volenterosi. Sono infatti molte le imprese del luogo che hanno una storia da raccontare che le caratterizza e ne motiva l'operato. Come la lettera d'amore alla base della rinascita negli anni 70 del feudo Montoni, una delle aziende vitivinicole più antiche della Sicilia. La fondazione di questa attività risale addirittura al 1469 e grazie alla qualità del terreno su cui attecchisce la vite, al microclima quasi montano, ha mantenuto inalterata la fama del vino prodotto dai suoi vigneti nel corso dei secoli. Nel 1595 questa azienda è citata addirittura nel primo manuale di enologia italiano, il De Rerum Naturali Vinorum Historia, in cui l'agronomo pontificio Andrea Bacci scrive della Feudo Montoni. Trovai viti della grossezza di un uomo, crescevano ed erano così feconde che i frutti di 10 piante riempivano una botte di vino rosso, potentissimo, di piacevole odore e sapore e capace di lunga conservazione. Alla fine del 1800 la proprietà, circa 80 ettari, passerà nelle mani della famiglia Sireci. Nel 1967 a capo della cantina c'è Elio Sireci e questi, in un afflato d'amore per conquistare la fiducia e la stima della fidanzata, per convincerla a diventare sua sposa, le scriverà: «Da questa terra, Adele, per te strapperò le spine e le trasformerò tutte in rose. E con una selezione delle piante migliori impianterai nuovi vigneti che permetteranno un vero processo di ammodernamento dell'azienda, adesso diretta dal figlio Fabio». Come nasce l'idea di questa azienda? L'idea di questa azienda nasce fondamentalmente, io dico sempre, dall'invenzione della tradizione. Un'azienda che ha 600 anni di storia. Nel corso dei secoli abbiamo avuto evoluzioni viticole, culturali, nel caso poi specifico mio, enologiche. Nel senso che poi nel 1990 circa ho dato un impulso alla produzione enologica in termini di qualità e di ricerca delle identità di quello che deve essere il vitigno, nel caso nostro nello Ravola o per... Ecco, che tipo di produzione avete? Come Rossi abbiamo principalmente e soprattutto il nero Ravola, che lo produciamo su due linee, una cru, una riserva, che viene da un vigneto di 85 anni prefillossera, molto particolare, e un altro che è un vigneto relativamente più giovane, che ha sempre 40 anni, poi abbiamo un perricone, un'altra uva antica, storica, siciliana, e il nerello mascalese che da diversi decenni abbiamo qua in azienda da cui facciamo un rosato. Per i bianchi invece abbiamo un catarratto, vitigno storico siciliano, e un grillo. I bianchi, soprattutto in questa zona, essendo in montagna, essendo a 800 metri sul livello del mare, hanno particolari freschezze, particolari acidità che ovviamente si difendono bene da quelle che sono le estati calde siciliane. O come l'entusiasmo che ha accompagnato la creazione dell'agriturismo sorgente Re Falzafi, immerso nel verde a pochi chilometri da Castronuovo di Sicilia, che da azienda agricola si è trasformata presto in una vera oasi a filiera cortissima che offre ospitalità a chi ha la fortuna di godere delle sue specialità.
Oggi siamo qua e da circa, abbiamo aperto nel giugno del 2006, fino ad oggi. Mia moglie si occupa della cucina. So che è molto esigente. Molto, è eccessivamente rigorosa, io dico, perché mi fa trottare. Allora, ci hanno detto che lei è la regina della cucina, vero? Sì, sono la regina, però come tutte le regine sa, ha troppe incombenze, troppe... A me piace, vede, qua fanno le cose l'ultimo per arrivare calde, 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 e a volte si creano queste cose, però il risultato mi sembra che è tutto completamente diverso, che mangiarle meglio le cose, specie le fritture. Non solo, ma particolarmente anche attenta ai processi di lavorazione. Sì, 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 attenta, molto attenta ai processi di lavorazione, perché come lei ha ben visto, se dà uno sguardo attorno, la pulizia è alla base di ogni cosa, di ogni processo, e siccome per fare le cose per bene bisogna prima di tutto farle all'insegna dell'igiene, essendo stato io un veterinario e avendo condiviso con la mia signora, ecco, questi aspetti, ci siamo aiutati vicendevolmente a cercare di fare il meglio possibile. Questo è stato il nostro primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello della qualità, di fare in modo che tutto quello che passa dalla nostra tavola sia fatto qua da noi oppure dal circondario. Cosa producete direttamente qui come azienda agricola? Beh, noi qua abbiamo il vino, abbiamo il grano, dal grano facciamo la pasta, facciamo il pane, facciamo un po' tutti i prodotti da forno, la frutta, tutti i dolci, sono tutti fatti dalla mia signora. Producete anche miele? Sì, abbiamo anche delle arnie qua sotto, ci servono per fare l'impollinazione e poi contestualmente facciamo anche un po' di miele per gli usi nostri. Abbiamo fatto una bellissima esperienza con l'Università di Palermo, abbiamo un campo sperimentale di asparagi, per la prima volta in Sicilia credo, assieme con il professore Di Miceli e con l'Università di Agraria, abbiamo fatto questa esperienza. Siamo già al secondo anno e speriamo che l'anno prossimo dovremmo cominciare a poter far condividere ai nostri ospiti i nostri asparagi selvatici. In questa azienda praticamente noi mettiamo tanto amore, tanto impegno, però non siamo gratificati perché purtroppo da anni abbiamo una situazione abbastanza precaria, la strada. Quest'inverno siamo stati chiusi per il fango, per l'inagibilità. L'anno scorso per il pericolo della strada, perché c'era un muro pericolante, quindi penso che parlare di sviluppo in Sicilia, prima bisogna fare molta pulizia, mettere nelle amministrazioni pubbliche persone effettivamente competenti, perché praticamente ci ha reso l'attività impossibile. Se prima era quella strada pessima, ora io non trovo un aggettivo superiore a pessima, guardi, no, non lo trovo, a consultare la Treccani, non lo trovo io. In particolare anche come in alcune aziende si possa percepire l'orgoglio e la fierezza di mestieri antichi. Nista fossa di fuoco, siamo tanti innocenti, nessun fuoco. Ma questa terra nel corso dei secoli si è mostrata ricca non solo dei frutti che produceva, ma anche per le risorse conservate nel sottosuolo. Nel 1828 la scoperta di giacimenti di zolfo riguarderà anche l'area di Lercarafriddi. Questo rivoluzionerà lo sviluppo di questo piccolo centro agricolo, che avrà da questo momento una velocissima industrializzazione e un continuo accrescimento demografico. Presto emergeranno le anomalie legate alla contaminazione del territorio per la dispersione nell'ambiente dell'anidride solforosa, che, provocando sterilità per il terreno, sarà dispensatrice di nuova miseria per chi continuava a fare l'agricoltore. In questo contesto si aggiungeranno le tragedie legate alle durissime condizioni di vita dei minatori, spesso solo semplici bambini.
non solo all'Ercara ma in tutta la Sicilia, che da sola a fine Ottocento vantava la quasi totalità della produzione mondiale dello zolfo, i carusi, bambini fra 6 e 12 anni, costituivano infatti oltre il 20% della manovalanza impiegata. Nelle miniere questi ragazzini scendevano nelle viscere della terra per raccogliere il materiale, lo zolfo, che avrebbe costituito l'elemento fondamentale per la polvere da sparo. Nel 1900 Maria Montessori, facendo riferimento proprio ai carusi siciliani, denuncerà in Italia il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, indicato come una delle più gravi emergenze da affrontare per un paese che voleva definirsi civile. Di quanto però fosse ricca di zolfo l'Ercara e di come l'indotto fosse abilmente capace di trasformarlo, si accorsero immediatamente anche gli alleati quando nel 1943 sbarcarono in Italia. La riserva, dicevo, è facilmente accessibile e si caratterizza anche perché questo tratto di strada era una strada militare. Durante il periodo della guerra, all'Ercara Fridi, che è dista circa una ventina di chilometri, si trovava una polveriera che fino agli anni 80, metà degli anni 80, era attiva. Da quel punto partiva una strada, che era proprio una strada militare, che è una sistemazione non usuale, ma è molto resistente perché passavano i camion pieni di bombe. E queste bombe le portavano poi nella zona dall'altra parte, nella piana di Filaga, dove c'erano degli aerei monoposti che naturalmente partivano e venivano armati da queste bombe. Ma più di una cosa lega l'Ercara agli Stati Uniti. Sfugge forse a molti che questo centro, dal passato travagliato, è lo stesso che ha dato i natali ai nonni di una delle voci più importanti del secolo scorso, Frank Sinatra. A lui, da qualche anno, è dedicato il My Way Festival Jazz. Allora, quest'idea è nata appunto nel 2008, quando c'è stata la prima edizione del My Way Festival. E dopo che degli scrittori irlandesi Anthony Summers e Robin Swan hanno trovato le vere origini di Frank Sinatra, partendo a ritroso da Hoboken, sono arrivati scendendo fino ad arrivare all'Ercara, dove hanno trovato nella chiesa madre di Ercara appunto tutti i documenti in originale del battesimo dei nonni e poi confrontandoli con appunto i documenti di Ellis Island effettivamente combaciavano. Cosa abbiamo fatto noi? Nel 2008, pensando di ma come possiamo dare un come attrarre gente in un paese come l'Ercara Fridi, abbiamo pensato un festival, un evento con un nome importante come Frank Sinatra potrebbe sicuramente attirare tantissima gente. Oltretutto nel mondo ci sono milioni di fans di Frank Sinatra. Il 2015 e sarà la settima edizione del My Way Festival, inizierà il giorno 17 luglio a Palermo, un locale si chiama Forme d'Arte, dove presenteremo il My Way Festival, dove faremo una piccola serata musicale proprio dedicata in una città dove tra l'altro di cui ha avuto anche i natali il papà di Frank Sinatra. E qui all'Ercara invece quando ci sarà? Finalmente all'Ercara avremo il 24, 25 e 26 luglio, quindi venerdì, sabato e domenica. Ci saranno questi tre giorni di festival. Il 24 luglio ci sarà il concorso The Voice per giovani emergenti. Il 25 ci sarà Gianluca Guidi. Mentre domenica ci sarà un gruppo di Camera Soul in musica che a noi piace molto, insomma, musica afroamericana, musica jazz, per concludere il My Way Festival. Ma il My Way Festival non è solo musica, ci sarà anche gastronomia, ci sarà anche mostre di pittura, mostre fotografiche, presentazioni, insomma, di libri, tutto ciò che possiamo noi mettere in campo per promuovere al meglio il nostro territorio. Una terra così feconda non poteva che generare un senso di profonda gratitudine spirituale che la popolazione di questi territori ha espresso da sempre attraverso l'edificazione di innumerevoli luoghi di culto per la professione di fede. In ogni paese della valle sorgono decine e decine di chiese, spesso costruite a seguito di eventi storici o miracolosi, come all'Ercara Fridi, dove la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli è sorta verso il 1800
1940 per volontà popolare, dopo il ritrovamento di una lastra in pietra con l'effigie scalfita della Madonna, datata 1734 e firmata Mercurio Ricotta, e dove la chiesa madre, dedicata a Maria Santissima della Neve, ospita nella cripta oggetti sacri, paramenti e centinaia di presepi, amorevolmente curati dal parroco Don Mario Cassata, vero motore della fede popolare lercarese. L'ordine monastico dei Basiliani, i monaci bizantini che dopo il concilio alla base dello scisma d'Oriente sceglieranno come personaggio di riferimento San Basilio, si è invece insediato a Vicari ben prima dell'anno 1000. Un documento greco del 1097 registra una donazione a favore del monastero di rito basiliano per l'annessa chiesa di Santa Maria di Boikos, corrispondente in greco a Boaro, Vaccaro, etimologia da cui deriva il nome stesso di Vicari. Il documento articola con doviziosa cura le motivazioni della regalia concessa ai monaci basiliani, un riconoscimento legato all'aver mantenuto il culto cristiano durante tutto il periodo della dominazione araba. Della piccola chiesa rimane quasi nulla, mentre un'altra chiesa basiliana, costruita intorno al 1200, è stata inglobata nell'odierna chiesa di San Giorgio Martire, adesso dedicata al culto cattolico, che fu di rito greco fino al XIV secolo, anno in cui i monaci basiliani abbandonarono il monastero di Vicari. Ristrutturata nel 1533 da Don Vincenzo del Bosco, conte di Vicari, conserva ancora oggi un particolarissimo fonte battesimale in cui spicca una pala della scuola di Antonello Gaggini, uno degli scultori più rappresentativi del Rinascimento siciliano. Questa alternanza fra rito greco e cattolico è ancora oggi evidente a mezzo chiuso, dove non può che balzare agli occhi appena si arriva sulla centrale piazza Francesco Spallitta. Le due chiese, quella di San Nicolò di Mira, di rito bizantino, e quella della Santissima Annunziata, di rito latino, sono addirittura affiancate. I due culti convivono fianco a fianco, dividendo la popolazione per lignaggio paterno. I figli, infatti, seguiranno la religione del padre, mentre la moglie, a seconda della tolleranza maritale, potrà esercitare o meno la propria professione di fede. Dopo molte vicissitudini, per quieta convivenza è stato deciso che per le festività pasquali la processione sfilerà il giovedì per il rito romano e il venerdì per quello greco. Nessun dubbio, invece, per l'estremo saluto. È stato sempre garantito ottenere le esequie funebri secondo l'originaria appartenenza. La presenza di una comunità religiosa così forte e forse anche lo stesso contrasto fra riti diversi ha stimolato da sempre mezzo iuso, elevandolo presto a centro culturale di tutto rispetto.
Nel 1609 Andrea Reres donava 4.000 onze, cifra veramente consistente per l'epoca, con l'obbligo di costruire presso la chiesa di Santa Maria di Tutte le Grazie un monastero in cui i monaci, pena la caducità, avrebbero dovuto essere sempre greci o albanesi, la cui comunità era molto estesa in questa zona, professando esclusivamente il rito e la disciplina orientale. In breve tempo il monastero divenne un vero punto di riferimento, un sicuro ateneo per le colonie albanese in Sicilia e all'estero. Ricchissima la biblioteca annessa al monastero che accompagna lo studio e la divulgazione del rito orientale. Nonostante le vicissitudini del monastero, trasformato negli anni 20 in Istituto Andrea Reres ed affidato ai padri basiliani di Grotta Ferrata, la biblioteca conserva ancora oltre 1500 volumi antichi, tra cui tre codici greci risalenti al 1500. Anche per conservare e tutelare questo ricchissimo patrimonio, nelle stanze di questo antico monastero è presente oggi un piccolo laboratorio di restauro del libro. A guidarlo c'è adesso Matteo Cutitta. Ecco, uno dei libri più antichi che abbiamo qua a Mezzogiorno è questo. È un libro del XV secolo, un codice, un vero e proprio codice, codice liturgico, che portarono i primi monaci a abitare il monastero. Tutto scritto in greco, sembra una stampa, però è scritto a mano, è qualcosa di meraviglioso. Ma non sono solo incunaboli e cinquecentine le meraviglie di questo museo. Questa è una crocetta tonita del XV secolo, è scolpita da un monaco del Monte Athos. E poi questa cornice che vedete è argentata, ma sicuramente fatta da qualche argentiere palermitano del 600. Questa serve ai monaci e ai sacerdoti di rito bizantino per benedire la folla. Ecco, è unico pezzo di legno di bosso, traforato e scolpito da ambelati. Lì avevamo visto la zona centrale, c'era la... il battesimo di Gesù, qui abbiamo la crocifissione al centro e i quattro evangelisti. Se notate, c'è per ogni scena la scritta di cosa rappresenta. Qui vediamo se la scritta Stavrosis. Qualcosa di meraviglioso. Per il periodo del 400-500, come abbiano fatto a fare una cosa del genere, c'è oscuro anche adesso. Ovviamente, considerata tanta generosità nei frutti della terra, questi luoghi non potevano che far proliferare una tradizione culinaria parimenti importante. In particolare per i dolci, oltre ai più conosciuti superbi cannoli ripieni di ricotta e alle squisite cassate, a Vicari è ad esempio tradizione peculiare quella del passavolante. Questo è particolare, credo che ormai è conosciuto, ma purtroppo solo a livello locale. È un dolce che ha origine praticamente da tempi antichi e viene fatto con le mandorle locali e con l'uovo soprattutto. Passavolante perché nei matrimoni che prima si facevano anche in casa, cioè dire si faceva la cerimonia e poi si festeggiava anche in casa, allora era un dolce tipico che veniva distribuito ai presenti. Siccome era un dolce anche abbastanza costoso, perché tra mandorle, anche se locale i prodotti, tra mandorle e zucchero e uova, e allora passava molto velocemente per fare in modo che le persone non ne potessero prendere più di uno. Per questo passava volante. All'Ercara Friddi c'è invece un'altra specialità per i golosi. Il suo nome è pantofola, nato tanti anni fa, che era un dolce che si faceva a casa, dove allora la produzione delle mandorle i contadini ce l'avevano, quindi c'era la raccolta delle mandorle, ed era un dolce che veniva chiamato di riposto perché era un dolce che si preparava, stava messo nelle loro pentole chiuse,
allora il classico panaro nel cestino di vimini, si conservava e stava 2-3 mesi. La sua forma prima era fatta a forma di genovese, perché a casa, non avendo gli attrezzi, non avendo lo facevano un dischetto con del bicchiere, quindi un cerchio, si riempiva con della mandorla e si formava questa forma di genovese, che era una pantofola, ma era pasticciotto il vero nome. Il vero nome della pantofola è pasticciotto. Ma i dolci in Sicilia non solo si assaporano, a mezzo chiuso diventano anche opere d'arte, come la riproduzione della piazza principale del paese, opera di un giovane mastro pasticcere. Per realizzare quello abbiamo avuto quasi 300 ore di lavoro, 4 persone. Le va tutte notturna, dalle 9 di sera fino a tarda notte, perché abbiamo fatto in un tempo, un lasso di lavoro, di tempo dove non si lavorava, con i miei collaboratori. È tutto realizzato in cioccolato, plastico e pasta di zucchero, ovvero è un impasto fatto di zucchero, burro di cacao e goma d'arancia, che dà elasticità, in alcune parti invece dà robustezza. Nasce tutto bianco e poi viene aerografato e pitturato a mano. And deep.